Care colleghe, cari colleghi, qualche parola per tenervi a capo di un lavoro fatto in due quadri di una conferenza permanente, non tra affari economici e sociali, lavoro che abbiamo messo in ballo subito dopo la nostra elezione. Non tra fiscalità di un patrimonio, e l'anziano è restato mio. Avanziamo a gli studi fatti sotto la direzione di Ugabaugado Jean-Sébastien de Casalta, che è incaricato di realizzare un rapporto. Parecchie audizioni sono già state fatte. Da qui a qualche settimana, un rapporto di Maestro de Casalta vi sarà presentato. Ma oggi, sempre in due quadro di una conferenza permanente, non tra l'economico e il sociale, vi voglio fare parte di una nostra riflessione, non tra la visia questione di l'impiego. Non ci pare mica accettevole la situazione di un nostro popolo e in particolare di la nostra gioventù in un paese così ricco di potenzialità. Gli indicatori sono a rosso, con la più forte crescita di un disimpiego di poi il 2011 abbiamo più di 22.000 disimpiegati, ne siamo a 11% della popolazione attiva. Malgrado la crescita di nostro PIB, abbiamo sempre rivenuti i più deboli di betto alla regione francese. La solidarietà di nostra gente è una realtà perché di un bisogno. 60.000 persone, sia il 19% della popolazione isolana, campa sotto un livello di povertà con meno di 970 euro un mese. In tre anni, la locatari di URSA sono cresciuti di 10%. I nostri giovani, i nostri vecchi e donne e persone meno qualificate sono i gruppi più tocchi dalla povertà e dalla precarietà. Ci tocca sicuramente a trattare il fondo di un problema e dunque a fare di maniera a lanciare un sviluppo economico e sociale a pro dei corsi e a maestrato dai corsi, ma che disgraziatamente non si verrà mica in qualche mese. E per questo qui, subito ora, al di là di annunciazione per l'educazione e per la formazione, ciò la è di ciò che non potremmo fare in urgenza per l'impiego in Corsica. Di poi anni e anni, l'organizzazione politica e sindicale nazionaliste si sono mosse per la corsizzazione degli impieghi, a diploma e qualificazione uguale. Questa rivendicazione, ciò la dilla, era spertuta di noi dalla CFDT di Corsica. Malgrado i nostri sforzi, e anche durante l'ultima mandatura un avanzato l'affare. Eppure, lontano da Corsica, il governo francese ha accettato di mettere in ballo una dimartia similare quando, in senso contrario, tutti quanti noi siamo, abbiamo conoscenza di casi in due si continuano in Corsica a cercare competenze altro malgrado l'esistenza di certa di risorse locali. Nell'isola di Réunione, l'11 di giugno 2015, dopo un rapporto di un deputato Patrick Le Breton, è stata firmata una gertola a pro dell'impiego locale da un brevetto, Pôle emploi e non intraprese. La signatura si è fatta in presenza di un primo ministro, Manuel Valls. Ecco qualche punto di questa gertola. Studiare in maniera sistematica e possibilità di bruciare gli impieghi da una risorsa di un territorio di Réunione. Assicurare una più grande trasparenza dell'offerta di lavoro all'attenzione dei cercatori di impiego presenti nel territorio o mossi da una mobilità all'infuori. Approntare competenze di domandatori di impiego nel territorio per anticipare i bisogni. Associare le imprese a dimartia. Mi pare che una dimartia di stessa natura sarebbe interessante assai per la Corsica. Di betto alle nostre difficoltà economiche e sociali, che non oramai un po' nega, non si potrebbe mica dimettere che il governo francese ci ricusi a noi ciò che lo faccia già in altro. Ci tocca qui a precisare che questa dimartia è stata mossa senza toccare alla Costituzione francese. Siamo stati interessati assai di constatare che l'amministrazione francese ha consentito di adoperare la nozione di centro degli interessi materiali e morali,
per favorire gli impieghi locali. Ci ramentiamo qui alla nostra domanda, a vostra assemblea, a vi integrare questo tipo di dispositivo allo statuto di residente perché lo sappiega ai corsi di lavoro. E questo ci rinforza per far valere questa domanda e quella che mi dava per gli impieghi. In giorni a bene, organizzerà in un quadro di una conferenza permanente nante l'affari economici e sociali, una riunione di concertazione, nante una gertula in favore dell'impiego locale in Corsica, con la partecipazione di un consiglio esecutivo, saranno invitati i sindacati, gli associati socioprofessionali e Pôle emploi. Che sarebbe lo spirito di questa gertula? Partiamo di questa necessità che gli impieghi disponibili qui possono essere proposti ai corsi da un momento che ne hanno le competenze. Queste ultime parole mi tocca confessarle, non sono mica le mie, nemmeno quelle di un responsabile politico sindacale nazionalista. Sono quelle di François Hollande, dette d'agosto 2014 a San Giuseppe di Réunione. Ha solo la libertà che ha giubilato e di rimpiazzare riunionesi da corsi. Ma quando le soluzioni sono buone, non vengo mica perché ciò che è possibile per un'isola di oceano indiano diventerebbe un'eresia in un Mediterraneo. Or dunque, a noi di inventare una via corsa per promuovere i nostri talenti. Vi tenere a capo di un risultato di questa prima concertazione. A ringraziarvi.